Facciamo lo sherry. Nei vasetti abbiamo messo le ciliegie ed abbiamo ricoperto con alcol puro a 96 gradi. Facciamo macerare al sole per un mese. Trascorso il mese, filtriamo separando le ciliegie dall'alcol. A questo punto misuriamo quanto alcol aromatizzato abbiamo fatto. In questo caso abbiamo ottenuto 1,1 litri di alcol aromatizzato. La dose ci servirà per misurare lo zucchero, il vino e l'acqua che produrranno lo sciroppo in seguito. Per preparare lo sciroppo abbiamo bisogno di zucchero, acqua e vino. Mettiamo lo zucchero in una pentola. Siccome abbiamo 1,1 litri di alcol aromatizzato, aggiungiamo allo zucchero 3 bicchieri di acqua. Facciamo sciogliere lo zucchero nell'acqua. Volendo, possiamo anche metterlo nei fornelli e farlo sciogliere col fuoco. Quando lo zucchero è ben sciolto, aggiungiamo 3 bicchieri di vino. Avendo cura di scegliere un ottimo vino. Io ho preferito il vino primitivo, il nero di Troia. La quantità del vino è sempre in merito alla quantità dell'alcol aromatizzato. Mescoliamo lo sciroppo e alla fine aggiungiamo l'alcol aromatizzato. Mescoliamo il tutto accuratamente. Imbottigliamo. Tappiamo ed andiamo a riporre in un luogo fresco e buio. Facciamo riposare ancora il nostro sherry ulteriori 30 giorni prima di poterlo assaporare. Dopo 30 giorni ecco il nostro sherry. Ottimo colore. Ed ottimo sapore. Cin cin, alla salute!